buio appento, alla zero verde, tutto buio appento, alla zero verde, tutto buio appento, alla zero verde, tutto buio appento, alla zero verde. Ciao a tutti, come state? Bene, grazie. Ciao. Bene. Come vi chiamavate un tempo come gruppo musicale? RCC Boc. Bravo. Imbarazzo. Avevamo un frontman, assumiti la responsabilità del frontman, dai. Vabbè. Come è venuto fuori questo nome? Da un paio di calzini. Esatto. Era Mauri che un giorno è arrivato. Non sono questo. Quello lo sapevamo. Non sapevamo come chiamarci e tu avevi RCC bocca addosso e hai detto ma chiamiamoci così, una roba del genere più o meno. Sì, diciamo che la sottomarca del calzino, no, il mesto tentativo di imitazione di qualcosa di successo era un po' all'immagine di quello che ci proponevamo di fare. Esatto. E come era scritto? Ve lo ricordate? Come era, lo diciamo? Con la B, con una O sola, non book come libro, ma book, B-O-K, giusto? R-C. Sì, la Reebok, solo che okay. C'erano le C. Perfetto. E che musica facevate? La peggiore. Cioè, come le calze taroccate. Cioè non... Tipo? A cosa vi ispiravate, grosso modo? Diciamo che ci ispiravamo a quello che ha detto una volta Mosk quando gli abbiamo detto se la stai suonando come una canzone ska o una canzone punk. Lui ha detto a me non me ne frega un cazzo se è ska o punk, io la suono e basta. E questo secondo me confermo. Teneva proprio la sostanza del nostro modo di interpretare i generi. Dei punk e basta più che dei punk a bestia, via. Che strumenti portavate il palco, grosso modo? Inizialmente ricordo basso, chitarra, batteria, voce. A un certo punto ci siamo evoluti a un doppio basso. Sì, ci abbiamo provato, però erano già, come dire, erano già gli anni del declino, come si sa, dopo l'apogeo. Sì, quando già pubblicavamo i best of o esatto. Le copie di Natale, diciamo. Era per così dire la fase ABBA degli RCC, no? Che dopo esatto. Il 76 vanno avanti di critistizio, insomma. Esatto. In che anni siete stati attivi? Allora, diciamo, gli anni in cui abbiamo veramente fatto qualcosa sono stati 2000-2001, quando poi a giugno del 2001 abbiamo registrato quelle 10 tracce a casa di Dan e poi un po' con l'università è un po' scemato, diciamo tra chi non, cioè, non siamo più riusciti magari a rincontrarci per suonare insieme, poi i gusti erano anche un po' cambiati, quindi era più difficile. Mi ricordo, Dan aveva iniziato il centro jazz. Sì, però non so perché, io adesso ho memoria di un concerto che poteva essere Monforte o un posto simile, che non so perché pensavo fosse dopo il 2001. No, 2001 secondo me è stato l'anno, diciamo, più... Poi siamo andati... Abbiamo ancora suonato un po' dopo. Anche se credo che poi Mauri, poi tu abbia lasciato il gruppo, cosa sarà stato, 2002 forse? Io sono incapace di situarmi nella cronologia, cioè se non ho nessunissima idea degli anni esatti in cui abbiamo suonato. Più o meno sono quelli sicuramente, però non... Perché poi... io mi ricordo che alla fine di un concerto in Cristo Re, però era inverno, quindi... Sarà stato fine 2001, inizio 2002. In Cristo è dove? Proprio in Cristo... nella chiesa di Cristo. Sai quando si chiamava l'Under King? Ah, nell'Under King, ok. L'Under King, cazzo. Ok, ok. Minchia, io ho solo buona memoria per le cazzate, dai. Bel posto l'Under King. Soprattutto il logo era bello, con il scimpanzé sotto la corona del re che teneva, vabbè. Però aveva la chitarra dietro, faceva un po' Gianna Nannini. Sì, lui, sì, mi pare che tu appunto tu ti sganciasti, ma in realtà comunque anche con, cioè, era comunque difficile riuscire un po' a,
a stare dietro a fare le prove, perché alcuni di noi erano andati a vivere a Torino, era un po' così, quindi secondo me era un po' scemata la cosa. E quindi ovviamente quando non produci più robe nuove, non stai più tempo insieme, chiaramente uno lega con altre persone, giustamente poi fai altro. Diciamo che non avevamo... Per fortuna. Per fortuna. Ma per fortuna, sì, se no ti ammazzeresti, no? Invece... No, però io mi ricordo che a me era spiaciuto molto, comunque, a parte tutto, però era anche naturale. Sicuramente è dispiaciuto anche a me, ma veramente non ho ricordo di questi episodi. Vedi, in realtà io sto riscrivendo la storia senza... A tuo piacimento. No, però sinceramente anch'io non ho ricordo di un momento esatto in cui ti hanno detto evidentemente finita. Cioè, stappiamoci una bottiglia, salutiamoci, dividiamoci gli ultimi soldi in banca rimasti. Non ho memoria di questa cosa. Perché i soldi in banca non c'erano, quindi quel momento non avrebbe potuto esserci. No, secondo me è stato più una roba che dopo un po' che non riuscivamo a trovarci, che non riuscivamo a organizzare date, abbiamo dato per scontato. Che non lo so, ho questa sensazione. Sì, ma io non penso ad una rottura. Io mi ricordo molto bene quella no, sera. Ma anche proprio un punto di dire questo è il nostro ultimo concerto, sarà le nostre ultime no, ma non suonavamo più, non riuscivamo più a suonare insieme da mesi. Cioè io mi ricordo quella roba lì, poi cioè, tanto è vero che alla fine quella sera lì, che io mi ricordo bene, però cioè, fa parte, diciamo, stiamo parlando di roba successa 21 anni fa, cioè nel senso avevamo la metà degli anni di adesso, quindi... meno della metà. Di cosa parlavano i vostri testi? Beh, c'erano alcuni testi che si richiamavano tra di loro come tematiche nell'antiberlusconismo, se vogliamo, che in quegli anni era un tema caldo, e su altre canzoni dicevano cagate, ma anche quelle di sapore antiberlusconista dicevano cagate semplicemente. Però poi ricordo che era partita anche la vena insieme con Anna Karenina, pezzi dedicati all'Africa, ci aveva messo anche quello che è diventato il suo impegno, poi ne ha fatto appunto la sua immagine, che ormai è pubblica, diciamo, di persona impegnata. No, noi rispondevamo come potevamo col buio pesto alla genovese, cioè lui buttava Anna Karenina e i problemi dell'Africa e noi facevamo cosa potevamo. E alla fine giustamente diciamo l'unico vero inno dei RCC che è buio pesto, come è giusto che sia, insomma. Qual è stato il concerto che ve lo ricordate ancora adesso, un concerto più bello che avete fatto, che ti ha lasciato qualcosa di quegli anni? Beh, un'esperienza bellissima è stata quella in Val d'Aosta. Ah, avete fatto anche dei tour? Se così si possono chiamare, sì. Se potessi riregistrare la domanda con meno stupore, preferiremmo, grazie. Avete suonato anche all'estero allora? Praticamente. Esatto. E dove avete suonato in Val d'Aosta? Quello fu il dicembre 2001, è vero. Io facevo già l'università. Pazzesca. Dai, no, io penso, io ben ricordo che quella sera Ema, ubriaco, limonò duro con una ragazza con un alito di cipolla che aveva un padre che si chiamava Mansueto. Mansueto. E quindi secondo me se lo ricorda benissimo, perché 9 mesi dopo fece ben attenzione alle chiamate dai numeri sconosciuti a non rispondere. Era meglio non rispondere. No, lì la cosa fu interessante perché innanzitutto fu la prima volta che ci pagarono. Poco, ma ci pagarono. Più cene e dormire. Dormimmo in camper, quindi... Camper. E quindi, sì, amore, scusate. Però una stanza coi letti c'era. Sì, ma non era per noi. Noi avevamo dormito in camper a meno 9 gradi e al mattino Mauri si era svegliato e aveva detto: io non vorrei respirarmi addosso. Frase che sento ancora molto spesso in momenti migliori. Io non vorrei respirarmi addosso. Fuori c'erano meno 9 gradi e 2 e noi avevamo tipo a meno 2, meno 3 gradi, una roba del genere dentro il camper. E no, le stanze erano per Y'all Glow e i Vegetables. Ah! Erano stati i Vegetables gli headliner, mentre noi un po' meno head, diciamo noi eravamo più bottom liner. E la cosa più bella era che il barista ci forniva da mangiare praticamente gratis, poi se volevamo pagare lui non rifiutava, però c'era questa situazione
Pazzesco, qui ogni tanto dice, vabbè, dai, questo te lo pago. Ah, va bene, grazie, però se no, no, cioè, non gliene fregavo un cazzo. Ma in che, ma che situazione era? Un bar, un locale, uno squat? Un pub. Ah, ok. Un pub con il palco praticamente attaccato ai posti a sedere, e il barista che ci aveva detto, sì, e il barista ci aveva detto, fate attenzione che se non gli piace cosa suonate, qualche cosa ve la tirano. E noi eravamo un po', sai, quella scena tipo Blues Brothers, e non avevamo neanche la rete davanti. No, però quello effettivamente è stato bello. Un altro concerto che almeno io mi ricordo bene, l'avevamo fatto a Tre Stelle, il weekend dopo, il 13 maggio del 2001, quando Berlusconi aveva vinto alle elezioni. Ma si va, sta sparando a caso, ovviamente. No. Ha detto, sì, era il 31 febbraio. Vai a vedere il 13 maggio del 2001, ci sono state le elezioni. Sì, sì, ma il nostro concerto non so se è passato... Era la volta lì, perché io ero venuto con la camicia nera sul palco e avevamo iniziato con Right News, che era quella con cui iniziavamo sempre, perché all'epoca, ancora prima che Maurizio cambiasse la linea di basso, cominciava con il giro di studio aperto. Poi di fatto, a parte i primi quattro giri, poi l'aveva cambiato completamente, quindi aveva... Io sono allibito. Cioè, io non so dove ero nel marzo 2023. Esatto. Se posso lanciare un altro piccolo aneddoto che invece ricordo bene io, era stato uno dei due anni in cui abbiamo suonato a Cuneo, entrambi premio simpatia, questo è da ricordare, e c'è stato un anno in cui abbiamo suonato per ultimi, perché al momento in cui noi avremmo dovuto suonare e salire sul palco, Ema era ancora in treno da qualche parte in giro per la provincia. Non ero sceso a Fossano per il cambio, a un certo punto vedo San Giuseppe di Carico, ma sto posto che cazzo è col telefono scarico, e Dan che mi chiama e mi fa, ma dove cazzo sei, dobbiamo salire sul palco, ma sono qua a San Giuseppe di Carico, hai sbagliato treno, coglione, scendi giù e cerca di recuperare. E quindi avevamo anche dovuto intrattenere il pubblico, poi a un certo punto, finito il concerto, noi ci siamo andati, Ema è rimasto a parlare al microfono, abbiamo dovuto portarlo via, però tutto questo ci è valso il premio simpatia. Vedi come cosa. Tra l'altro mi ricordo che tu mi avevi detto, poi mi hai fatto fare una figura di merda, perché io dicevo, figurati, Ema ci vive sui treni, arriverà di sicuro, e io... In realtà ci vivi sulle figure di merda. Esatto, cioè, pensa che è successo, adesso che ho 40 anni lo posso dire. Comunque, se non mi dice esattamente che giorno e ora era, non sei nessuno, Ema. Avete parlato prima di registrazioni, quindi siete riusciti anche a registrare un disco. Com'è stata questa fase di registrazione? Cosa? Non vi ricordate un cazzo, ragazzi? Eravamo... No, eravamo nella tavernetta di Dan. Eravamo nella tavernetta di Dan con il microfono. Io ho delle immagini che adesso mi stanno tornando effettivamente della tavernetta di Dan. O di Maurizio. Nella tavernetta di Dan con il microfono e le cantatù. Infatti poi comprammo lo Shure quando ci pagarono a Shampoo Look e investimmo tutto, come nella migliore tradizione dei Blues Brothers, in un microfono. Poi ci sciogliemmo, è andata male. Però... E dove sono... oggi questo microfono, che voglio comunque il mio 25%? L'avevo poi dato a Dan, perché Dan aveva continuato a suonare e io poi a un certo punto non me ne facevo più niente. Vabbè, minchia, è un microfono di 20 anni fa. Impegnato per tabacco o droghe. Avrei preso una macchina della polizia. Sì. Ma queste registrazioni ci sono ancora da qualche parte? Sì, sì, aspetta un attimo. Aia. Veramente? Ci sono? Come fai? Io ricordo anche che ogni tanto avevamo suonato tantissimo a Borgo Male, e che a un certo punto Mauri si era preso bene a registrare anche con altri gruppi a Borgo Male, fior di fonici che passavano, però non ricordo se avevamo mai registrato a Borgo Male qualcosa. Non ho idea. Si è registrata un sacco di roba a Borgo Male negli ultimi 20 anni, ma di cose nostre non ricordo. Ma di nostro non ricordo. Ha una durata. Sì, sì. Ce l'ho di sicuro, ma non lo trovo. Sì. Però sì, ce l'ho. Ce l'hai? Ah, grande. Poi me lo passi in qualche modo. Ma io ce l'ho anche, eh. Io ce l'ho ancora. Bravo! Sì, sì che ce li abbiamo. E in che formati li avete?
L'avevo CD. Salvato in MP3 prima che si rovinasse completamente il CD. Grandi. L'hai ascoltato fino alla nausea in questi anni. Certo, ovviamente. Si è rovinato non per gli anni, ma per l'usura. È un peccato che non sia sugli supporti che si rovinino, perché poteva andare a colpo i supporti. Invece si sentirà benissimo, tra l'altro. Cioè. Partito. Hai messo la maglietta. Si pensa che mi sta ancora, chissà come mi stava allora. Ma maglietta quindi originale. Di epoca vicina di sicuro. Ma avevate anche fatto un merchandising con magliette, cose, no, o no? No, questa credo che... Questa era la stampa della copertina che avevamo fatto del disco. Ah, ok. Vedi ancora sotto che c'è il simbolo della Philips. Ah, ok. Ok, quindi dicevamo, siete riusciti a fare questa registrazione a Borgomale e a casa di Dan, giusto? A Borgomale non è certo, gli storici dibattono. Però fa abbastanza figo scrivere tipo registrato a, post prodotto a, masterizzato a, quindi possiamo dargli anche più luoghi. Andando avanti col tempo c'è stata un'evoluzione anche dal punto di vista scenico. Voi sul palco visivamente come eravate messi? Dei costumi particolari? Dei costumi particolari? Sì. No. Facevamo affidamento solo sulle nostre facce, che come puoi constatare sono quello che sono. Io ho la fortuna di essere semi nascosto dalla batteria, questo mi ha sempre aiutato. Era tutto in mano il frontman, diciamo. Passava il tempo a calarsi i pantaloni, però. È vero. Io mi ricordo, se non sbaglio, anche tipo un happening, se non sbaglio. È stato dove tutto è iniziato. Ah. Io ho anche delle foto di quel concerto. All'happening in che anno, più o meno? E dov'era l'happening? Inizialmente l'happening era nell'area verde, quando ancora c'era. Dove? In che area verde? Alba. Quella specie di campo da calcio di fianco al palazzetto dello sport, che adesso è un giardino con i giochi per i bimbi. Ok. Una volta c'era il campo da calcio, cioè non c'erano molte barriere in meno, ed era lì dove l'happening, le quarte del liceo scientifico di Alba facevano appunto l'happening a inizio giugno. E quella lì fu l'happening del 2000, perché noi decidemmo di fare no, è diverso, quella fu la giornata dell'arte. Eccolo. In un'assemblea di istituto del 2000 eravamo Mauri e io che avevamo deciso di mettere su un gruppo. Mauri aveva preso Dan perché erano vicini di casa e poi io ero... per evidenti abilità musicali, non perché ero vicino di casa. No, in realtà sì, perché Mauri aveva iniziato a suonare il basso, io non suonavo un cazzo e quindi ho detto, vabbè, tanto ci serve praticamente tutto a parte il basso. E Mauri fa, ma io conosco questo, il mio vicino di casa suona batteria e chitarra, quindi a seconda del primo che troviamo come quarto, lui suona l'altro. E quindi nell'assemblea d'istituto in una pausa avevamo lanciato un appello e si era presentato Matteo. E mi ero manifestato io. E quindi Dan era diventato batterista, però cioè, in quel momento lì non era stata, diciamo, una scelta, era perché Matteo suonava la chitarra. Tra l'altro, mentre sempre durante quella giornata, mentre Emma era andato un attimo in bagno, aveva lanciato un altro appello per il cantante, cui però nessuno ha risposto, quindi siamo andati avanti. E vi ricordate che tipo di strumentazione, cioè erano strumenti buoni o no? Vi ricordate quello della strumentazione? O no, è la risposta, per me almeno. Perché non era la moglie di John Lennon, era proprio... No, ma sì, però a livello... No, voglio dire, la mia batteria, me lo ricordo bene, era una Century, che era il primo prezzo che c'era da Merula, presa a noleggio, perché benché fosse il primo prezzo, pagarla tutta intera era difficile, quindi a rate con noleggio, quello era proprio il primo prezzo, quindi no, strumentazione buona. Uguale, basso usato, affitto riscatto e ampli usato, affitto riscatto. Dico delle marche, non c'erano neanche delle marche tipo... Vabbè, l'amplificatore del basso era un Archi, quello c'è, quello... Sì. Quello cazzo fa? È vero, io non me lo ricordavo, però è vero, era un Archi. E il basso
Il basso forse era uno Yamaha usato. Sì, il tuo primo sì, però, no, però in realtà non lo sapemmo molto per molto tempo, perché poi ci avevi messo il calzino sopra, poi non, nessuno sapeva che marca fosse, ma questo era per evidente obiettivo politico, perché noi eravamo chiaramente iconoclasti, ovviamente. Cioè. E invece la chitarra era una, credo, una Craftsman, una marca che poi non ho mai più incontrato da nessuna parte. Disgraziatamente. Era il tuo l'ampli era decente, era un Roland, penso, più forse una pedaliera. Pedalini, cose? Qualche pedale, multieffetto, di cui non ricordo però la marca. Ma noi abbiamo iniziato a suonare prima che diventasse di moda usare strumenti vecchi. Ah, giusto. Cioè okay. Si è iniziato a suonare quando si suonava con la pedaliera, con lo strumento che ti capitava, tanto non avevamo i capitali per investire in qualcosa, cioè avevamo 15 anni, 16. Anzi, io ricordo che gli altri musicisti degli altri gruppi del circondario, quando compravano strumenti, erano anche felici di dire che avevano comprato uno strumento nuovo di marca, e sarei stato felicissimo anch'io, per carità. Non è che, però non succedeva. C'era qualcuno che poteva, io mi ricordo... Mi ricordo forse il batterista degli Old Glow, che aveva addirittura una Pearl. Addirittura? Sì, ma c'era, c'era nella scena soprattutto metal, c'era gente che spendeva un sacco di soldi. C'era quel gruppo che faceva, quello di Umberto, che faceva... cultura. Manolo c'aveva, minchia, c'aveva la metropolitana che passava da una gran cassa all'altra. Ci metteva 6 ore e mezza a montarla. Dopo questa esperienza... dei recicibo, che avete continuato a suonare singolarmente in altri progetti, in altre cose? Se posso dirla, io ho continuato a suonare con Ema a Torino. Anche con Mosk, in realtà. Cioè, anch'io. Anche con Mosk. Qualche volta, cioè... In che progetti? Io mi ricordo poco, però. Sì, ma in realtà non abbiamo più fatto concerti, abbiamo provato a continuare... Avevamo poi cominciato con un gruppo che si chiamava Le Fujiko, con Matteo, con un altro Matteo, che invece poi ha continuato a fare proprio il musicista, però anche perché comunque su Torino diciamo che la scena era un pochettino più complessa. Io anche ho continuato a suonare, ma continuo ancora adesso a suonare. Ho suonato 2 giorni fa a Catania, per esempio. Ah, in che progetti hai continuato a suonare, Mauri? Allora, negli anni in vari progetti, mentre suonavo con gli RC Cibok, avevo iniziato anche a suonare con gli Old Glow e gli M.21, e poi negli anni successivi per un po' di tempo non ho avuto, diciamo, progetti fissi, ma suonavo con amici vari, facevo comparsate in vari gruppi, e poi negli ultimi anni ho suonato soprattutto con Carlo Barbagallo e con Manuel Volpe, e adesso in questi ultimissimi anni sto continuando a suonare col gruppo, diciamo, diretto, pilotato da Manuel Volpe, che si chiama Rhabdomantic Orchestra, ed eravamo quindi a Roma e Catania 2 giorni fa. Ah, figo, bello, bello. Io volevo raccontare un aneddoto. Prego. Tanti anni fa, tanti, immagino un po' di anni fa, ma penso prima del lockdown, quindi un po' di anni sono già passati. Una sera amici mi dicono: ma stasera andiamo a Dogliani che c'è un concerto. Cioè, allora mi accodo, andiamo a Dogliani, ero lontanissimo, cioè lontanissimo, non è che fosse un posto grosso, però mi ero messo abbastanza lontano, stavo fumando tra l'altro, e vedo sti qua che suonano, bravi a suonare per carità, e vedo il sassofonista, che più lo guardavo e più dicevo: ma quello si muove come Mauri. Cioè, proprio quelle movenze, che poi io Mauri l'ho visto suonare per anni, quindi so che quando suona ha le sue movenze, il suo modo di tenere il ritmo, il suo modo di muovere le gambe, le braccia. Quando finalmente finisce il concerto e mi avvicino, era Mauri. Ma che io manco mi aspettavo suonasse il sassofono. Cioè, io suonavo al basso. È successo. Noi. Ma ti ricordi? Certo. Che poi ci siamo visti e ho detto, ma cacchio, io neanche lo sapevo, e lui è arrivato ed era lui. Ecco. Proprio in confronto al vostro presente, di questa esperienza, cosa vi portate dietro? No, allora, io una cosa da dire ce l'ho. Anch'io ho continuato a suonare, adesso è tanto tempo che non sono più, ma ho suonato con altri gruppi, soprattutto Zona Torino, poi Alba e tutto quanto. E abbiamo fatto anche altre robe, abbiamo fatto un gruppo che era solo cover di un cantautore rock folk irlandese, un altro gruppo cercavano di fare jazz in qualche modo. E devo dire che poi, appunto,
finalmente ho preso una batteria di una marca famosa, ho studiato finalmente la batteria, come si suona, pensate, ho scoperto un sacco di cose incredibili, però il nostro, come dire, mi è sempre venuta la voglia di, non so come dire, di tornare indietro agli RCC Bock e in qualche modo almeno cristallizzare quel qualcosa, cioè non so come dire, riregistrare bene i pezzi che avevamo fatto, magari gli ultimi che non avevamo mai registrato, cioè non so come dire, mi è sempre, ho sempre avuto voglia di avere un, boh, non lo so, una memorabilia di questa roba, perché che, ti dico, con altri gruppi meno, con altri gruppi con cui ho suonato meno, però certe robe che avevamo fatto erano quelle robe che dicevi, però un po' perché mi spiaceva che li avessimo registrati con quella qualità della batteria che c'era allora, soprattutto vorrei riregistrarli per favore. Anche con quella qualità del batterista. Esatto, esatto, con quella qualità del batterista vorrei riregistrarli. Però al di là di quello no, c'era della roba che dici, non so, ogni tanto quando ci penso dico mi manca, mi piacerebbe. Ma per me quello è stato un bel periodo, devo dire. Nel senso che avevo finito, avevo lasciato lo sport che poi ho ripreso dopo. Però sono stati, ecco, probabilmente la stessa sensazione che ha Danny. Io poi, vabbè, poi appunto dopo i tentativi con Matteo e Dan, paradossalmente quando anch'io poi ci ho messo 4 anni per comprarmi anch'io un basso vero, mi ero messo a studiarlo, poi ovviamente non l'ho mai usato quel basso, infatti adesso già ce lì mi viene da piangere ogni volta che lo vedo, però era almeno a me quel ricordo di RCC Bock è un bel ricordo, perché era tutto attitudine, cioè non c'era un cazzo d'altro, perché chiaramente io non sapevo cantare, insomma non giudico la capacità di suonare degli altri, ma io sicuramente non sapevo cantare, cioè stavo lì sul palco, però era un modo, l'avevo trovato, cioè sono degli anni che ricordo come un periodo molto catartico, e quindi poi probabilmente anche poi crescendo e quindi trovando anche più un equilibrio interiore, non hai più bisogno magari di quella roba lì. Per diverse ragioni non sono diventato un musicista e alla fine ho trovato un altro, però forse anche per quello che io me lo ricordo così bene, perché chiaramente Mauri tu sono 20 anni che suoni, è ovvio che cioè, quella roba lì è durata un nulla rispetto al tuo essere musicista, per me alla fine c'è stato solo quello, quindi è chiaro che quei 24 concerti non dico che te li saprei dire uno dietro l'altro, ma io adesso ho riaperto il file, mi ricordava ancora la scaletta dell'album a memoria, cioè tutti i titoli delle canzoni li sapevo, tra l'altro in quell'ordine, per cui ma perché per me è stato solo quella roba lì, poi ho fatto tutt'altro, mi chiedessi quante volte abbiamo fatto robe su Amnesty o altro, che sono stato solo in Amnesty International da 20 anni, che cazzo si ricorda più niente. Io una volta avevo incrociato un ragazzo, adesso mi ricordo che si chiama Paolo, ma non mi ricordo come, che è anche un ragazzo che suona, e una volta parlando mi fa, ma tu eri il batterista degli RCC Bock? Io faccio, ammazzo, avevamo già terminato l'esperienza RCC Bock da tempo, e lui mi fa, no, io venivo a sentirvi, voi gli All Glow ovviamente, gruppi gemelli, venivo a sentirvi e noi abbiamo iniziato a suonare grazie a voi. Pensa che culo. Io ho detto, ma in che senso? Poi mi ha spiegato, no, nel senso che abbiamo capito che anche noi potevamo suonare. Quindi se ce la facevamo noi, potevano farcene anche noi. Però è stato uno carinissimo a dirmelo, e due, mi ha fatto piacere sta cosa, nel senso che effettivamente, se ripenso agli anni in cui ho iniziato a suonare, agli anni degli RCC Bock, forse l'anno, 2 anni prima che avevo fatto esperimenti con salti da nessuna parte con altra gente, in effetti mettersi a suonare sembrava una roba da, non so come dire, da gente proprio impallinata, per cui, non so, non veniva così spontaneo di dire, ma sì, facciamo un gruppo e suoniamo. Noi abbiamo preso il flusso di un'onda di spontaneità che probabilmente passava in quel momento e secondo me abbiamo fatto bene a farlo. Sì, sì, sono d'accordo, è stata anche per me una bellissima esperienza che, insomma, non fosse andata così bene, non avrei probabilmente continuato a suonare. Ma Mauri, questo gli RCC Bock sono il tuo primo gruppo, quindi? Sì, ma il primo... Forse in generale? Per me. Ah, ok. Voglio dire, anche per gli EMA è stato il tuo primo gruppo. Sì, per me è stato il primo. Forse Dan, solo per Dan, no. Ma no, ma io avevo fatto 2 esperienze con un paio di gruppi con cui però non avevamo per niente anche fatto concerti. Mm. Cioè, ci trovavamo un po', avevamo fatto un po' di canzoni provate, e poi per una questione o per l'altra non avevamo mai andati troppo avanti, quindi... A Mussotto! Ero, sì.
con Joy, credo. Abbiamo suonato. Vabbè, niente, non ti preoccupare, Dan. Ah no, tu, Dan, sì, no, prima. Beh, ma di fatto i Made in Colera erano di pochi mesi precedenti, eh? Sì, infatti, però poi... Erano precedenti. Di pochissimo. Tu eri già nei Made in Colera. Infatti all'inizio dice, cerco di stare in un gruppo o nell'altro, poi vediamo. Pensa che io tanto vi voglio bene, tanto siete nel mio cuore, avrei spergiurato che prima erano arrivati gli Erici Cibo e poi Made in Colera. No, in parallelo mi pare anch'io. Parallelo, sì, so che il periodo era quello, ma... Prima, cioè, due mesi prima, poi quando hai quegli anni lì, il fatto che fossero ad ottobre al posto che febbraio, minchia, era un'eternità, adesso... Sì, ma e poi secondo me c'è un altro fattore, che noi comunque, mi ricordo, facevamo le prove sicuramente con più frequenza dei Made in Colera. Sì. Per cui Made in Colera sembrava una roba, ogni tanto ci troviamo, vediamo, invece con gli Erici Cibo c'era una roba che poi è andata anche avanti per più tempo e era stata un'altra cosa, sì sì. Poi era bello provare a Borgomale, cioè adesso a parte tutto, erano delle bellissime domeniche, cioè che stavano lì tutto il giorno. Cioè in realtà è stata una roba, che, poi quel periodo lì ascoltavo un sacco i CCCP, e era una cosa molto simile agli ultimi CCCP, no? Quindi questa sorta di casa come epica, etica, etnica e pathos, no? Questa casa di campagna in cui alla fine si suona, c'è questa sorta di... Poi ogni tanto c'era la famiglia di Mauri perché la casa era loro, per cui giustamente... Sembrava brutto. Prendergli la senza niente, poi il punto era anche riuscire a raggiungere a Borgomale, perché finché Denno non ha, che era l'unico che aveva la patente all'inizio, finché non ha cambiato macchina con la mitica Vagina, che era una Renault con quattro marce, quando la caricavamo con tutti gli amplificatori, sapevo che sarebbe caduto da qualche parte, era una Peugeot. Era una Peugeot, eccolo. Sapevo che prima o poi sarebbe cascato. Non era una Citroën, vero? Era la Peugeot 205 con gli interni in jeans. Però lei chiamava Gina e quando non riuscivamo a salire dicevamo tutti Vagina, sì certo. E l'eri portata dal Belgio. Me l'ero portata dal Belgio, certo. I tuoi l'avevano portata dal Belgio, e tu c'avevi 13 anni, quindi difficilmente. Io ero un po' piccolino, sì, però ci avevano portato, erano tornati con quella macchina dal Belgio in quattro più un cane, fai tu. Però non faceva le salite di Borgomale. Teo, no, per te quindi... Io i pomeriggi a Borgomale e gli skipper all'arancia. Eh beh, io ero solito comprarli, tra l'altro. E io anche ero solito comprarli, poi ho avuto un'esperienza negativa e da allora... E Teo, per te che cosa sono stati, quindi, gli Erici Cibo? Anche per me è stato il primo gruppo con cui ho suonato, poi in realtà anche dopo ho suonicchiato ancora un po' con Ema nei primi anni dell'università, poi la cosa non è più andata avanti, quindi no, io ho un ricordo proprio bello. Beh, come diceva Dan, forse a posteriori alcune cose forse le rifarei con un po' più di testa, ecco, là lì eravamo veramente tanto, come diceva Ema, attitudine, a volte persino troppo, ecco. Però boh, non lo so, eravamo giovani, giovanissimi, eravamo anche un po' così senza briglia, ecco, non lo so, però ogni tanto ci penso, effettivamente magari aver registrato le cose in maniera anche un po' più, non dico professionale, ma un po' più precisa, adesso uno ne avrebbe un ricordo più definito, forse, non lo so. Io non sono d'accordo. Non sei d'accordo? No, non lo so, nel senso, vabbè, ma forse è un mio modo di vedere le cose. A me non capita mai di risentire cose che ho registrato anche recentemente con i gruppi con cui suono attualmente, no? Cioè a me quello che piace è suonare, non andare a risentirmi suonare. Cioè a me quello che resta è il ricordo o l'oblio, no? Voglio dire, di tutte le date di cui non ricordo, eccetera. Però ecco, se era una certa attitudine che ci animava all'epoca, io quell'attitudine lì me la ricordo, della cosa che alla quale ripenso ancora con gratitudine per voi e con grande piacere. Più di quanto piacere non potrei trarre in un ascolto dei pezzi dell'epoca, no? Che troverai terrificanti. Anche perché vogliamo provare a sentirlo, l'attacco solo di Buio Pesto, che era quella che fa meglio, tra l'altro. Credo di no. Credo di no. Comunque, se poi però dopo io faccio una piccola distinzione,
tra quello che è la registrazione dei pezzi, che è una cosa che anche 20 anni dopo puoi tirar fuori e dire pensa te sta roba l'avevamo fatta 20 anni fa, e quello che era il momento. Il momento per me era veramente un'esperienza mistica, cioè dici sei nel flusso, sei nel flow, stai suonando, facciamo le prove che duravano un pezzo 20 minuti perché dovevamo provarlo, vedere come veniva, diventava una roba di meditazione o l'emozione del concerto, quello tanto nessuna registrazione lo rende. Però sulla registrazione in sé, quante volte invece risentendola, io che ogni tanto le risentivo, dicevo che cane, perché non l'ho registrata una volta in più, sta roba l'ho proprio sbagliata, che schifo. È vero, io mi ricordo che quando avevamo suonato al Cinema Vecchio, avevano fatto, che è stato comunque prima che facessimo il disco, e quindi voi all'epoca registravate i concerti, che adesso può sembrare una cagata, però, ma all'epoca era una roba incredibile, perché cioè, registrare in prese dirette, cioè per chi come noi non aveva i soldi in quel momento e non avevamo ancora pensato di fare il disco, cioè io mi ricordo che quegli anni lì era uscito il disco degli Stock, che si erano, ah sì, che comunque per l'epoca era stato, cioè loro avevano un po' fatto, passami il termine, storia, nel senso che comunque avevano speso un botto di soldi, erano andati a Brian, uno studio professionale, quel disco lì comunque adesso lo senti ti fa ridere, cioè fa affetto, nel senso che comunque, però era registrato bene per i tempi. Avevano fatto la foto, la copertina, lo vendevano a 20.000 lire, cazzo. Cioè, con scritto sul retro questo disco è un pezzo di sogno, non rovinarlo con un masterizzatore. Sai, queste cose un po' strappalacrime, oggi farebbero tanto Maria di Comunque, però, cioè, come dire, alla fine, all'epoca loro erano quelli che avevano il disco, avevano già la memoria, mettiamola così. E quindi quando avevamo fatto il concerto al Cinema Vecchio dicevo, cazzo, finalmente avremo sto disco anche noi, no? Il nostro primo live. Quello avevo ascoltato, era una merda, cioè persino allora dicevo che era una merda. Cioè, si era rovinata tutta la poesia perché cioè, si sentiva giustamente male, non era una registrazione così, no? Perché il lettore CD a 36.000 e non si sentiva niente, si sentiva bene solo una cosa, che alla fine di una canzone nessuno dice un cazzo, e io forse così per la grande passione dico è finita, si sentono due applausi sparuti e Dan da dietro non se n'erano accorti, l'unica cosa che si sentiva di più. E all'epoca c'ero rimasto male, però adesso figurati adesso quel disco lì che fine ha fatto, però quella roba me la ricordo ancora, e comunque appunto cioè, il nostro primo disco l'avete prodotto voi, vedi? Bene. Sono contento. Molte grazie del vostro aiuto per questa intervista, grazie delle vostre esperienze. Spero di vedervi dal vivo presto, o a Cinema Vecchio o in giro per Albi, insomma. Molte, molte grazie. Dal vivo? Ma non sarebbe neanche male, vediamo un po', non so. Magari nella prossima stagione, nel 2040, no, scherzo. Però, secondo me se oggi calcassimo il palco di nuovo probabilmente loro suonerebbero meglio, però è meglio lasciarla così, va. Però se abbiamo ritrovato le registrazioni possiamo fare una serata di air guitar in cui facciamo sì. Certo. Molte molte grazie ragazzi, spero di vedervi presto. Grazie a te Luca. Bene, grazie a te. Molte grazie, ciao. Ciao. Every day your channels and listen to the news. Falling these manifestations, everyone's accused. Violence is in and a channel show, as he's a soul. Another threat to come instead of things that we dream. Come on. We need information, we cannot know the truth. In a place of what we need to know, we find a new something. I don't give a fuck on, share a song, ready. I just want to know what can I do to stop war. Are these my news?
call the radio. Stop the radio, so fuck your radio. Call the radio, call the radio. Stop the radio, fuck your radio. Fuck your radio. Fuck your radio. Every day I turn up, I listen to the news. Politics, manifestations, everyone's a kill. Balancing in an entertainment show, empty dazzle. Another brand new coming, then I think I'll retreat. Hell up, artists run news, starting run news. Got the run news, fuck your run news. Artists run news, starting run news. Got the run news, fuck your run news.
was ritual life and civilization. Black Africa, when Egyptian rain, no dust for real, the beauty and the education. Never not nature, wonderful landscapes out of your imagination. Seven or nine rattle dances for human satisfaction. Whoa. Africa's paradise lost. Don't want this paradise lost no more. Now Africa's paradise lost. Don't want this paradise lost no more. Whoa. Fertile ground for multinational and pastors of all generations. People exploiting dictators and criminal organizations. Whoa. Now Africa's paradise lost. Don't want this paradise lost no more. Now Africa's paradise lost. Don't want this paradise lost no more. Sempre per
coraggio, vuoi fare tutti i persone intorno a te. Sei una di quelle persone che parlano finché non trovano cosa dire. Vorrei poter sperare di domani, forse il giorno giusto, e forse il giorno andrai, non sei neanche brutto sogno, purtroppo tu non ci andrai mai. Puoi pensare forse che io ti odi, ma tutto questo odio è diventa dolce. Partiamo e parte rimaniamo, nessun sentimento esiste per me e niente ci sarà. Vai! Vorrei poter sperare in domani, forse è quello giusto e forse è quello dai. No.
più veloce in marzo i fiori lasciano posto al verde, il nostro filo si accorcia sempre di più. Qualcuno ieri si è spezzato, qualcuno che buttò fiori alla polvere ed è stato punito così da chi diritti deve proteggere. I diritti deve proteggere. Non ci resta che credere a qualcosa lassù che ci ripagherà nell'aldilà da cosa ci è tolto qua. Amsterdam.
while in the world it puts imagination together. Here they put them in the center of the sea, but not to help them is slowly for glory. Or maybe it's a way to show the poverty. So sad, so beautiful. I'm so down. Too many people that understand you, and everyone can prove I'm so down. I'm so down. People want this city to die, and in a few years she'll fall into the sea. And with her maybe we'll die in a dream of a worldwide solidarity. Really don't want to change the world.
World Revolution. There's no one for that we survive. No one or wise, they will survive. I wanna walk with you.